spettacolo.
fermarti.
Devo ripulire questo forte prima di raggiungere la Torre Rapido. Il forte sembra sgombro. Meglio muoversi prima che si riorganizzino. Ehi, Zaidi, mi stavo chiedendo, qualcuno ha mai provato a sorvolare l'anomalia? Certo che ci hanno provato. Voglio dire, quando ancora avevamo mezzi in grado di volare. E sono caduti come sassi quando la loro elettronica si è stritta. Non si passa sopra l'anomalia e neanche sotto o intorno. Si può solo cercare un riparo nel fango e pregare. Danam, sono in vista della Torre Radio. Dia ai tuoi uomini di azionare la funivia e mandare Zaidi. Attendo la tua conferma, mutazione.
Qui c'è scritto qualcosa. Che cosa abbiamo qui? Capitano, ho liberato la funivia. Tutta vostra. Outrider, se la frequenza funziona davvero, se quella torre radio ci porterà il segnale, se contatteremo la Flores, questo cambierà ogni cosa, capisci? Un passo alla volta, Doc. Prima pensiamo ad arrivare lì sani e salvi. Sì. Non mi dispiacerebbe. Ehi, aspetta. Il segnale. No, siamo troppo lontani. Ci sono troppe interferenze per trovare le coordinate. Ma ho una direzione. Cosa succede? O è nella foresta, oppure oltre la foresta. Cosa dovrei sapere? Nessuno è mai tornato vivo da quella foresta. Immaginavo che avresti detto qualcosa del genere. Ascolta. Lo senti anche tu? C'è qualcosa sotto il segnale. Ma questa... è una voce. Qualunque cosa sia, non facciamolo aspettare. Jacob, prepara il blindato, entriamo nella foresta. Nella foresta? Ma certo! Avevo giusto in programma di entrare all'interno di un territorio inesplorato e inalare l'aria di un fungo che scioglie gli organi interni. Se avessi un cazzo di centesimo per ogni volta che... Credo sia meglio spegnere la radio per un po'.
Tutta qui la tua compagnia? Tempo fa eravamo molti di più. Accade qualcosa agli uomini sulle colline. Sentiamo delle voci. Alcuni partono, ma non fanno ritorno. Stesso destino per chi va poi a cercarli. Chissà. Forse una mutazione avrebbe più fortuna nella ricerca. Potresti aiutarci? Darò un'occhiata, ma non assicuro nulla. Quando sono iniziate le voci, temevo che stessimo impazzendo tutti. Ma ora sono sicura che siano reali. Il che conferma che non siamo. Mi sono svegliata per quella che sembrava una sirena. D'accordo, pensiamo da detective. Se fossi un soldato disperso e vagassi nella notte tormentato da voci, dove andrei? Sono esausto, cazzo! Una latta di garzo, non c'è molto a credevano che non l'avrei notato.
questi poteri. Quello che posso fare, proprio niente, ha un cazzo di senso. Ci sono studi sulle mutazioni? Funzionamento? Origine? Non ci sono tutte queste opportunità di studio, ma la tua offerta sarebbe un... Non sto offrendo nulla. C'è una persona conosciuta per l'analisi dei casi misteriosi come il tuo, ma... a modi rudi. È una mutazione ed è famoso per i suoi esperimenti un po' estremi. Viene chiamato... l'alchimista. Entrambe le fazioni lo evitano, ma... ha un laboratorio proprio nelle viscere di queste montagne. Se vuoi andare a cercarlo, fa attenzione. Ma, ovviamente, sarei molto curioso di sapere che cosa trovi. La manifestazione dell'anomalia in queste montagne è incredibile. Vorrei proprio sapere da dove nasce. Questo è un risvolto inaspettatamente positivo. Una direzione per il segnale. Non sono mai stato così vicino. Perdonami la domanda indiscreta, mutazione, ma mi chiedevo come funzionerebbero i tuoi poteri in condizioni controllate. Sempre che tu sia disponibile a parlarne. È incredibile, Outrider. La frequenza sulla tua mano. Non sai da quanto cercavo questo segnale. Fossero fredde. Non so come facciano i soldati a resistere qua fuori. Devo farlo. Se non altro, almeno per Jane. Thank you.
Qualcosa è marcito. Che siano le sardine. Mucchio entra, un mucchio. Se vedo cadaveri piegati a delle croci, scappo. Vada di madre, figlio. Hai fatto progressi? Non posso permettermi di perdere altri soldati. Sono iniziate le voci. Conferma che noi siamo pazzi. Mi vengono in mente mille motivi per cui domani non sarò morto. Ciò che mi spaventa sono gli altri figli. C'è del lavoro da fare. Chissà che abbiamo fatto nelle nostre vite passate. Trascinarmi di nuovo nella foresta, ma scherziamo. Merda. No, così peggiorerai solo le cose. Non è vero, ho tutto sotto controllo. Allora, abbiamo un problema. I ribelli hanno conquistato la cava e l'unica strada verso est è minata. Non si passa se non si parla con Corrigan. Lui è il gran maresciallo di Trenchtown e non è noto per la sua generosità verso gli estranei. Per fortuna ho detto a quella affascinante ragazza che eravamo diretti a est e ora... Non devi dire alla gente dove siamo diretti. Solitamente non lo farei, ma lei è una collaboratrice di Corrigan. Mi ha assicurato che ci presenterà se l'aiutiamo a consegnare un pacco. E di che pacco si tratterebbe? Niente scherzi o per la tua patetica vita sarà la fine. Mai arrendersi fino alla fine, tesoro. Tu? E tu chi sei? Scappo dall'altra parte di questo pianeta e ti ritrovo nella mia vita.
Vai ad affogare in una bottiglia, stronzo. Chissà perché non mi stupisce rivederti in catena. Cazzo. Quella ragazza è per caso una tua amica? Appartiene a un passato lontano. Ha dei motivi per odiarti tanto? Diversi. Darò un'occhiata. Dove ci troviamo? A Deadrock Pass, territorio del maresciallo Cullen. L'unica sosta tra Rift Town e Trench Town. Tutto il legname delle trincee del fronte viene da qui. Un tempo c'erano alberi a perdita d'occhio. Ora c'è quasi soltanto fango. Qualcuno! Aiuto! Ehi! C'è qualcuno! Sono intrappolato nella segheria, con mostri dappertutto! Mi sentite? Non vorrete lasciarmi morire qua dentro! Ehi, ti ho sentito. Arrivo. Oh, grazie a Dio! Grazie! Possiamo permetterci un giorno di più senza legname. Il maresciallo Calle deve fare qualcosa in fretta. Hai un bel coraggio a stare qui con quella roba da Outrider. È una mutazione, idiota. Ci sono delle...
Proprio il tipo di manufatto che cerca Dame Beauvoir. Non si può nemmeno cagare in pace! Fuori di qui, bastardi! Ma certo, è bloccato nella latrina. Devo prima occuparmi dei mostri.
amico, sembra che sia sicuro qui. Forza, esci di lì. Stai scherzando? Non lascerò questa latrina finché il sole non sarà alto nel cielo. Non starò qui ad aspettare che sorga il sole. E allora attiva il generatore del campo. Illuminerà l'area. D'accordo, cercherò quel dannato generatore.
siano finiti. Vediamo se ora quell'idiota esce vivo. Sicuro? Puoi uscire ora. Per farmi divorare dal prossimo mostro che arriva? Non credo proprio! Io resto qui! Davvero? Fa come vuoi, io me ne vado.
Andiamo. Preparatevi, ci spostiamo. Outrider. E così hai riunito il tuo gregge. Tizia, Bailey, dice che ci sono banditi sulla strada. Non preoccuparti, Jacob. Andrò per prima e aprirò la strada. Restate dietro di me. Ma certo, capo. Sempre dietro di usarti come scudo. Lì davanti!
libero. Proseguiamo. Non ci proveranno una seconda volta. Erano solo degli scout. Se non hanno già avvertito gli altri della nostra presenza, l'avrà fatto tutto quel rumore. C'è scritto qualcosa.
Zaidi, cosa posso aspettarmi da questo Corrigan? È il gran maresciallo di Trenchtown e della cava a est. Se vogliamo raggiungere la foresta, dovremo passare dal suo territorio. A proposito, la mia unità l'ha esplorata dopo l'atterraggio e 20 minuti dopo metà di noi vomitava melma nera. Sì, ma non preoccuparti. Penso di avere un piano.
con tutta la fatica fatta per non tornare qui. Ehi, tu, chiudi quella boccaccia! Dove lo trovo, questo Corrigan? Nel grosso bunker. Lo avvertirò del tuo arrivo. Anche se è difficile che tu non dia nell'occhio. Vuoi dare una buona impressione in battaglia? Eccone un altro! O ciò che fa per te. Se resto qui a guardarlo. Quei fottuti missili dannati non hanno neanche un bersaglio preciso. Li lanciano da vedo, tipo morte dal cielo. Si può vivere in questo modo? Tieni d'occhio il cielo. Dove altro troveresti merce? A volte solo quelle aiutano a farsi sorprendere.
spazio per me? No, Jacob. Mi servi qui, di guardia ai blindati. Sicuro? Quei creatori armati fino ai denti se la faranno sotto di fronte a un vecchio ubriacone. Non faccio neanche più caso al frastuono di missili e bombe. Quando ricaricano ne senti quasi la mancanza. Quindi, è la nuova mutazione di Gutmann. Ti ha mandato qui a intimidirmi? Voi due non state dalla stessa parte. Per ora. Devo solo oltrepassare il campo minato, non voglio la tua prigioniera, che cosa ha fatto? Beh, la mia indovina ha predetto la vittoria. Ma i miei uomini sono finiti in un'imboscata. Ti ho solo detto quello che volevi sentire. Nelle forzare queste cazzo di visioni. Ora sono stanco delle tue stronzate! Domani dovremo combattere senza una mutazione al nostro fianco. Tu devi avere problemi seri. Mutazione proprio qui. Domani combatterai con i suoi uomini. Però lascia andare la ragazza. Non ho tempo per sé. Che rappresenta per te? Una sorta di fila. Oh, aspetta, tu hai una fila? No, mi sono fatto sua madre per un paio d'anni, forse anche sua zia. Ho dei ricordi così. Mi piace molto questo accordo, davvero. Ci state chiedendo un passaggio verso est e la strega? D'accordo. Tu vorresti prendere il posto di Set in battaglia? Set si trova qui. La somma mutazione è stata nella zona del relitto, a caccia di un altro di voi. Allora andrò a cercarlo. Fa come vuoi. L'assalto è domani all'alba. Se volete il mio oracolo, allora uno di voi dovrà essere lì, oppure accordo salta. Sì. Ehi. Grazie. Lascia ancora il blindato e ti saldo al volante. Mutazione. Hai quindi deciso di seguire Seth tra le rovine della vecchia zona industriale. Una volta la dirigevo io. E? Vuoi riconquistarla? A quei tempi era il nostro motore industriale. Poi è arrivata l'anomalia a far fuori tutta la nostra tecnologia. Ci è esploso in faccia un motore. Le radiazioni hanno contaminato tutta l'area. Un vero casino. Ho evacuato tutti gli abitanti e ho creato questa città. Mi farebbe comodo un partner. Pensaci. Non c'è molto da pensare.